diciamo, non lo dirò io perché non voglio, diciamo così, togliere questo onore a Patrizia, quanto effettivamente è stato raccolto e quanto i viterbesi hanno donato. Una cifra che è decisamente, so che era il tuo obiettivo, ma devo dire che è effettivamente una cifra importante per quanto mi riguarda, oltre ogni aspettativa, e quindi i cittadini viterbesi confermano il loro grande cuore e la loro grande attenzione a tutti gli aspetti di solidarietà e di fragilità sociale nei confronti delle quali la nostra città è sempre stata particolarmente attenta e con questa amministrazione, se possibile, ancora di più. Quindi grazie a tutti coloro che hanno contribuito con ogni singolo euro, dal più piccolo al più grande, e grazie soprattutto a chi questo appuntamento lo ha voluto, e quindi a Paolo e a Don Luca per contribuire a un grande obiettivo. Grazie Sindaca Frontini, la parola a Don Luca. Colgo l'occasione per stare qui per dire grazie. Non ero presente alla prima conferenza stampa per motivo Covid, ma diciamo mi ha salvaguardato di poter esprimere anche una presenza, un servizio pieno il giorno prima, quindi ringrazio, diciamo, della tempistica breve che ho avuto. Che cosa, diciamo, ho visto? Al di là dell'esperienza che tra poco doneremo in quello che è l'aspetto economico, la solidarietà parte dal cuore, un cuore che può donare, un cuore che ha espresso anche la propria presenza, perché l'intento di questa cena della bontà, oltre che raccogliere fondi per la struttura delle suore, della casa famiglia, così necessitante di questa espressione economica, soprattutto in questi tempi, è non voler dare anche alla città di Viterbo questa conoscenza di questo progetto. Perché da viterbese mi accorgo quanto conosciamo poco le esperienze, soprattutto semplici e umili, che le suore della Sacra Famiglia con la casa famiglia da più di un secolo sono presenti. Quindi la cena è diventata per noi un'occasione di far conoscere, di permettere a tanti di aprire il proprio cuore e di creare una rete di solidarietà. Questa rete è stata espressa in tante realtà, con la presenza delle volontari nella cucina, non solo della parrocchia, c'era anche la nostra assessora Patrizia, volontaria Stefano in cucina, e la ringrazio veramente per questo servizio presente, silenzioso, ma efficace. Ma chi, diciamo, è stato un pochino l'artefice anche di tanti contatti, tante relazioni, il mio amico alla mia destra, Paolo Bracaglia. Do a lui la parola, se permetti, per far esprimere a lui quella che è il dire grazie. Quando parlavamo di questa conferenza stampa, vi assicuro che un pizzico di disagio l'ho vissuto, perché la destra non dovrebbe sapere quello che fa la sinistra, ma far conoscere solo gli eventi negativi diventa pure deleterio. Quindi non siamo qui per ricevere nessun grazie, siamo qui per dare, esprimere grazie ai tanti che ci hanno permesso questa opera. Quando abbiamo iniziato questa avventura, questa idea di questa cena, io avevo un obiettivo, e l'obiettivo siamo riusciti a raggiungerlo, ma io alla fine ero la punta di diamante, ma senza tutti questi amici che ci hanno dato la possibilità, ci hanno aiutato, grazie alle mie due angeli che sono Martina e Simona, che, come vi dicevo l'altra volta, mi sono stati vicino. Io veramente, poi vi dirò alla fine l'importo che Don Luca donerà a San Maria Flora. Ringrazio veramente tutti questi amici che ci hanno dato la possibilità sia di preparare questa cena e sia a livello economico partecipando alla cena. Ci sono anche presenti, c'è il presidente della CNA Pensionati, c'è i comitati del Pilastro, i comitati di Santa Barbara, l'Arma dei Carabinieri, la Prologo di Bagnaia, poi abbiamo tutti gli sponsor che ci hanno dato una mano, che sono l'Iperconad di Viterbo, i soci Coop, la Sigma, l'Emi, Coccia, Cioffi, Antiroforno. Delle persone che ci hanno dato la possibilità di avere delle maglie da mettere all'asta di calciatori importanti. Bonucci, il nostro amico di quartiere, che ci ha donato la sua maglia, lo Juventus Club di Cuneo, il Monastero di Santa Rosa, la Banca di Viterbo, Mauri, Santino Montefiasconi, Stefanoni, Raffaele Ascenzi, Luigi Cozzolini, che sono gli ultimi che hanno dato dei loro pezzi importanti per mettere sempre a queste aste
la Panta CZ, Michele Terrari, Maurizio Chiaschi, che ci ha dato la possibilità di avere una maschera della campionessa mondiale di scherma che abbiamo messo anche. Un ringraziamento particolare invece va a due associazioni, una è il chapter di Viterbo, stanno qua, che improvvisamente si sono trasformati in camerieri, quindi pensate, in questa sala di 300 persone, questi signori con gilet si sono tolti il gilet e hanno fatto i camerieri. E poi il sodalizio Facchini di Santa Rosa, che ci sta sempre vicino, ci ha aiutato la sistemazione, qualcuno stava in cucina, insomma tutta una serie di sinergie che ci hanno dato la possibilità di arrivare al mio obiettivo, che forse era un obiettivo, quando ho detto a qualcuno, dice, ma sei sicuro? Sì, ero sicuro che sì, arrivato. Ma sei matto, proprio la vita del vestito? Sì, mi hanno detto, seguio. Seguio. Allora, l'importo che siamo riusciti a, diciamo, ricavare tutte queste situazioni è 10.000 euro. Ai giornalisti piacciono i numeri, no? Dobbiamo dire i numeri perché sono importanti. I numeri sono importanti di tutte i volontari che stavano in cucina. Mi direte, che hanno fatto questi? Adesso vi dico che hanno fatto. Hanno cucinato 130 kg di cinghiale, 40 kg di pappardelle, 30 kg di fagioli, 600 bignè tra varie, e sono 1200 fette di robe, diciamo, di salumi e 600 mozzarella. Quindi questi sono i numeri. Il calore della città, il calore della parrocchia, e questa è stata la cosa molto più importante, perché ci sentiamo parte di questa comunità, no? E quindi per me questa è la cosa più bella in fondo, no? Sicuramente è importante quello che abbiamo ricevuto, no? Anche i bambini sono stati tanto contenti, sono venuti, la piccola che ha preso Santa Rosa e è tornata a casa saltellando dicendo, mi sono guadagnata Santa Rosa. Pensa un po'. Però ecco, e poi soprattutto quelli che hanno donato, tutti ringrazio tutti veramente di cuore, Don Luca in particolare, che è stato insieme con Paolo quelli che hanno ideato questa cosa, l'assessore, il sindaco, poi tutta la città, perché davvero io non ho trovato tanta generosità da nessun'altra parte, quindi ringrazio di cuore tutti, ma proprio ringrazio proprio perché ci sentiamo parte di questa città, e non è facile, e non sempre è così da tutte le parti, insomma, no? Questa è la cosa più importante, oltre al resto chiaramente, no? Però è contenta di tutto l'affetto che le è stato dato con questa iniziativa? Sì, soprattutto di questo, certamente anche del contributo che è stato raccolto, però soprattutto della vicinanza della gente di Viterbo, in particolare della parrocchia della Sacra Famiglia, con Don Luca e Paolo Bragaglia, che sono stati veramente eccezionali, e anche dell'assessore ai servizi sociali. Ho sentito veramente la città vicina anche alle nostre fatiche e alle nostre difficoltà, ma anche alla nostra opera, che è così importante per tanti bambini e ragazze che vivono situazioni di disagio. Sul Floria, quanto è stato raccolto? È stato raccolto 10.000 euro. Che saranno usati per? Per tutte le necessità che ci sono in questo momento, le bollette, i libri scolastici, lo sport, perché stiamo cercando di riprendere lo sport con i bambini, che era stato sospeso con il Covid, e quindi stiamo cercando di riprendere quello, e quindi le spese sono sempre tante, oltre alle bollette di gas e luce.